benvenuti alla nuova puntata del Festival Voci d'Oro e 50 anni e dintorni. Lo sapete ormai, ci sono tre categorie. Ci sono i junior, i più piccoli, ci sono i giovani e ci sono i senior, suddivisi in due sezioni, i cantautori e gli interpreti. Ma questa puntata è dedicata ai senior ed è stato inventato proprio per loro questo festival, per le persone che avevano nel cassettino il sogno di cantare ma l'età ormai avanzata non glielo permetteva più. Quindi questa puntata dedicata a loro, quelli da 39 anni in su. E allora, signor Masti, presentatore ufficiale della trasmissione, a lei la linea. Vieni anche tu qui con noi passo a cantare 50 anni e dintorni, puoi gridarlo a piena voce. Buonasera, benvenuti. Benvenuti ai nostri senior. Stasera sarà una la serata più divertente e più emozionante, perché decisamente, perché loro sono forti. C'è poda. Sono forti e sono la colonna portante del festival, che hanno iniziato proprio nel 1997 alle Terme, la Torretta qui vicino, e devo dire che è stato davvero un successo. Sì, perché poi è cresciuto anche non aspettato, forse, tutta questa crescita, no? No, è aspettata, perché ho lavorato tanto proprio per farlo crescere. Oh, allora ti ha lavorato bene, guarda, ti ha lavorato molto bene. E ti ha annaffiato bene sta pianticella, che le è diventato un bel alberone, grande. Sono in compagnia. Ecco la trionfatrice. Della vincitrice 2017, la trionfatrice dello scorso anno. Sì. Quindi sono veramente soddisfatta e contenta. Claudia Venturi, la vincitrice della scorsa edizione del Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, categoria senior. Insomma, come va? Come è cambiata un po' la tua vita dalla vittoria del festival? Ci sono nuove prospettive, nuove speranze soprattutto, e questo diciamo, sogno che si è realizzato con la vittoria dell'anno scorso, e che spero in senso mi porti avanti in questo percorso che ho iniziato con la Maristar, che mi ha dato tante soddisfazioni, e si realizzerà presto un CD con un inedito, l'inedito che io ho vinto con la scorsa edizione del festival. Ci sarà anche un altro inedito e tante altre sorprese, quindi spero che piaccia e che trovi riscontro. Ecco. Che dire, in bocca al lupo. Si dice a volte viva il lupo e crepi il lupo, non si sa. Viva il lupo. Viva il lupo, va bene. La vita è una salita, ma la speranza non mi abbandona mai. Una luce nuova mi prende. Spesso sembra che la quiete voglia rompere, ma il cuore è più forte, la strada si è aperta. Alessandro Masti, il conduttore quasi storico. Conduttore a parola grossa. Ma 11 anni! Conducente, 11 anni! 11 anni al Festival Voci d'Oro. Ma allora, mi da ridere. No, Alessandro Masti, che lui sempre a giocare su se stesso, è un grande professionista. Ha fatto della radio nazionale, sta facendo grandi trasmissioni e grandi spettacoli. Lo dico io perché lui lo dice mai. No, perché lo pago. Allora, come mai, rispondi seriamente, confermi continuamente la tua presenza a questo festival Voci d'Oro?
insomma, sono 11 anni, vuol dire che insomma ci credi. Sì, allora, alla fine Ale, e te lo conosci bene quanto me, e forse per certi versi anche di più, evidentemente, perché tu c'eri ancora prima a presentarlo, voglio dire, è un festival che intanto è un festival serio, festival dove veramente le cose sono fatte a modo, e questa è già una garanzia anche per chi viene a realizzarlo, per chi lo presenta nel mio caso o chi fa altre cose all'interno. E poi perché ogni anno c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che rinfresca la situazione, e quindi alla fine anche quello può sembrare una cosa monotona, non lo è mai, e quindi queste sono le cose fondamentali. Signore, signori, Antonella Mati, eccola, applauso potente. O chi t'hanno affiato per prendere il fiori? Sì, no, allora, bello, perché io rappresento la mi faccio il crisantemo, invece te, ecco, qualcosa di finalmente bello, vitale come queste rose. Antonella Mati, una figura poliedrica, versatile del Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, ha ricoperto vari ruoli in questi anni. Cosa ne pensi, una persona come te che è all'interno di un festival piuttosto importante anche come questo, cosa ne pensi dei festival e di questo festival in particolare? Allora, i festival sono delle ottime partenze, perché ti pongono davanti a un pubblico, quindi per un artista esibirsi è la cosa più bella che ci possa essere. Allo stesso tempo ti porta anche a migliorare, quindi ti rivedi, ti confronti con altre realtà e quindi sei più portato a studiare, a continuare a coltivare, perché per essere un artista bisogna studiare, cioè il talento c'è dentro, però bisogna lavorarci sopra, e il festival è questo. E in questo festival in particolare? Questo festival è meraviglioso, perché tu pensi che sono 21 anni che viene fatto, tu lo sai, e da qui sono partiti molti ragazzi, e poi abbiamo trovato nelle trasmissioni televisive più importanti, cioè dei bambini, da X Factor, The Voice, sono andati nelle finali, anche semifinali, quindi è un festival nazionale importante, che l'anzianità gli dà una garanzia assoluta, e quindi anche Maristar è una persona che crede nella musica e ci investe tanto ed è premiata per il suo lavoro. Forse il mondo gira intorno a me, voglio stare dentro, sono sempre al centro. Forse il mondo gira intorno a me, è un istinto isterico. Sono Davide Crateri, da Peschiera Borromeo, provincia di Milano. Sono un insegnante di basso elettrico e chitarra. Il canto è per me un veicolo attraverso il quale esprimo ciò che rimane inespresso. Ho pensato, non posso più andare avanti così. Oramai ho provato di tutto, ma non finisce qui. Il mio istinto è ancora un problema, però io stringo i denti. Sono io che dipingo il mio ego isterico così. Sarai la donna che non tradirò mai. Sarà fantastico fare il padre quando piangerai e riderai, ti innamorerai e soffrirai, sì, piangerai e riderai. Sono Cesare Penserini, vengo da Barberino Val d'Ilsa, provincia di Firenze. Nella vita sono un operaio metalmeccanico, e cos'è per me il canto? È il mio modo di sfogarmi. C'è che se ti guardo capisco il mondo che vorrei, tra le mie braccia sento il cuore ridere, prima vivevo per la mia serenità, adesso lotto per la tua felicità. Se nato un dalè, mi ci canti della volta, chissà se che tornia a quei de fari botta, giuro e nette, se la tunda le, parlemo che in senese, cantemo in mezzo a gente, cusci senza pretese, tutti insieme. Quanto grande è la So
Sono Flaminia Montanari, vengo da Roma, nella vita sono segretaria di studi pediatrici e il canto per me è un modo per esprimere tutte le mie emozioni, la gioia, la felicità, la tristezza anche. Sono donna, preziosa come un fiore, sì, il sole che riscalda il mio cuore, impara ad ascoltare i miei pensieri che conoscono i tuoi e nel casino del mondo cammino e mi confondo tra le vetrine di balocchi, chissà se un cuore su quei tacchi ci sarà, ma se mi fermo a pensare qualcosa di più vero, vabbè lasciamo stare, solo pazzo, insante e sincero, ci sarà pure una strada. Buonasera, sono Luca Bocci, vengo da Cecina, provincia di Livorno, professione bancario, il canto per me è una grande passione e una sfida. Mi ricompongo le idee dal precedente tentare, le direzioni intuite, seguendo un sogno, un posto ci sarà. Su, fammi un bel sorriso. Ti porterò lontano, dove il mare è più blu. E nell'immenso mare. Ciao a tutti, sono Manu Restelli, vengo da Mantova, sono un dipendente CNH Industrial Iveco, Fiat praticamente, e per me il canto è la massima espressione dei sentimenti. Saremo due bellieri che viaggiano leggeri, saremo due aquiloni che toccheranno il cielo. Dopo un lampo segue il tuono, ma ritorna poi il sereno. Lascia libera la mente, orizzonti sconfinati. Insieme noi percorreremo tra ricordi ormai lontani e finalmente noi saremo due velieri. La tua bocca vorrei darti un nome, ma sei, non ci sei, cosa sei? Vorrei i tuoi occhi, vorrei i colori che avrei dentro e non vedo più. Ciao a tutti, siamo Shard e Franci, io sono Shard di Roma, cantautore, e per me il canto è uno dei miei strumenti di condivisione del mio mondo e dei miei colori. Sono Francesca Lorenzini, vengo da Fauglia, per me il canto è una seconda madre, è tutta la mia vita. Vorrei la tua pelle, vorrei il calore che dà un abbraccio senza vestiti. Come è fatta a sapere di questo festival? Su Facebook. Diciamo che sono un paio d'anni che vengo perché io per la mia passione per il canto ho studiato all'Accademia. L'Accademia mi ha mandato da Mariangela per fare questo concorso di voci d'oro, di voci importanti. È la seconda volta che vengo, sono venuta anche l'anno scorso e ho conosciuto questa opportunità perché dalla mia scuola dove studio canto. E questo è il secondo anno che partecipo a questo festival. E ho saputo di questo concorso cercandolo su internet, mi è sembrata una cosa seria e quindi mi sono iscritto. È il secondo anno che partecipo perché mi dà veramente tanta emozione e spero di darla agli altri, questo è l'obiettivo principale. Il terzo anno che partecipo. Quindi perché ancora continui a partecipare a questo festival? Cos'è che ti attrae e che ti spinge a continuare? Più che gareggiare mi piace partecipare perché ho questa forte emozione di venire qui a Montecatini, si è stabilito un bellissimo rapporto con la signora Mariangela Arcangeli e mi piace. Questo è il terzo anno, la prima volta su internet, spulciando di qua e di là, ho trovato il festival e
Sono venuto e devo dire che è la terza volta che vengo, quindi... Ti trovi bene, non ripieni serio, se no non tornavi. Certo, per me è la prima esperienza che faccio qui, una bella location, è un festival molto molto fatto bene, quindi per me è una grande vittoria esserci. E sono molto contento di essere qui a Montecatini, che ho scoperto grazie a un amico che viene qui alle Terme. Mi ha detto che c'era questo bel festival e sono venuto qua. Tramite amici. Tramite internet, tramite amici. Da amici e sia anche su Facebook, su internet. 17 anni, questi sono il numero di anni che Roberta Citti, toscana, ha partecipato a questo festival. Perché continua da 17 anni ancora a partecipare? Perché per me è una grandissima passione il canto. Poi ritrovare tutti. Tramite internet. Stavo navigando, ho visto Maristar, ho visto 50 anni dintorni, Festival delle Voci d'Oro, e da lì mi è venuta l'idea di partecipare. Già questo è il terzo anno che comunque vengo. Perché hai scelto questo festival piuttosto che altri? Perché me ne hanno parlato bene, perché mi hanno detto che è fatto seriamente, anche per le persone, diciamo, più avanti con l'età, cosa che non sempre è scontata nei festival che ci sono in Italia. L'ho saputo via internet, quindi sono andata a vedere il sito e mi piaceva un po' l'atmosfera di questo festival. L'ho saputo tramite la mia insegnante di canto, Daniela Mugnai. Io sì, in realtà sono un veterano perché il quarto anno, l'anno scorso fra l'altro è stata una grandissima soddisfazione perché sono arrivato secondo. Io ho scoperto questa cosa tramite degli amici che appunto avevano già partecipato. E niente, avendo questa passione per il canto, ho deciso anch'io di provare. No, ho visto un annuncio su internet navigando e ho deciso di partecipare perché ho visto qualche filmato, sono andata a approfondire, mi è piaciuto. Tramite internet mi sono deciso, ho cliccato, è uscito un cellulare, ho chiamato subito, ho fatto un provino al volo, alla fine e mi hanno preso. È andata bene. A questo punto è arrivato il giusto momento per presentare la giuria, anche sì, per dividere le due sezioni, vero? Fra i cantautori e ora che li arriveranno, cioè gli interpreti dei brani famosi. Perfetto, da chi vogliamo si partire? Io parto, guarda, radio, voglio parlare di radio, si parlerà tanto di radio, soprattutto il nostro presidente, ce lo lasciamo da ultimo? Ecco. Mi sa che è già pronto. Ma io lo farei parlare da ultimo però. Lo vuoi far soffrire? Perché, capito? Ok, l'asso ce lo giochiamo allora, dopo, va bene. Sciocchino, mi sono precipitato da Milano per accudire il mio vecchietto qua. Che sarei io? Certo, chi? Basta guardarti. Signori, il Conte Galè, RBM. Bonsoir, un saluto. Noblesse oblige, in questa cornice ci sta il saluto noblesse oblige, come no? Più nobile di questa... di queste terme qua. Allora amici, voi conoscete la più grande, la più straordinaria e seguita radio d'Italia, la radio veramente più seguita, la radio, ormai non ci sono concorrenti in assoluto, hanno voglia gli altri di tentarle di tutte. 8.362 palle nel giorno medio, questi sono i numeri, una radio che voglio dire è sempre più, come si dice, è diventato il punto di riferimento per personaggi famosi, perché arrivano Mara Maionchi, Cristiano Malgioglio, Platinette, ma abbiamo preso tutti, abbiamo fatto piazza pulita oramai. La radio in questione, avete capito, è RTL 102.5, RTL 102.5. La radio più ascoltata da noi, da tutti. Ecco, ma il re incontrastato di RTL 102.5 continua a essere lui, il Conte Galè. Eccolo là, grazie. Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Mi chiamo Alberto Frattini, vengo da Imperia, di mestiere faccio il venditore, che ho sempre diviso con il canto, che per me è stata una cosa importante della mia vita. Via, via, vieni via con me, entra in questo mondo buio, non perderti per niente al mondo,
via via, non perderti per niente al mondo. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie poi e cadere al tappeto? D'estate muoio un po', aspetto che ritorni l'illusione di un'estate che non so quando arriva e quando parte, se riparte. Ciao, sono Alessandra Antoni. Vengo da Pisa, faccio la ragioniera e per me il canto è una grande emozione e una grandissima gioia. Chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai? Grazie. Scitti, vengo da Capannori, di professione faccio l'artigiana e il canto per me è una grandissima passione. Alfonso Masucci, sono della provincia di Avellino ma vivo a Pisa e canto, che ero ragazzino, il canto lirico, ho studiato canto lirico e quindi ho questa passione da tanti anni. Sono Marisa Vogliormella, vengo da Tripalda, provincia di Avellino. Mi occupo di assistere le persone anziane e per me il canto è una grande passione e mi piace trasmetterla anche agli altri, soprattutto a me. Naufragare come quelle strane storie di delfini che
quando arriva per morir vicini. Buonasera a tutti, io sono Enzo Lazzarini, vengo da Firenze e di professione faccio il commerciante e per me il canto è una grande, grande passione. Ci vorrei. Quando avrà bisogno io ci sarò ad asciugare le sue lacrime. Mi chiamo Pieraccini Giuliana, vengo da Prato, faccio il medico del 118 di Prato e per me la musica è una passione, è un divertimento e voler far divertire anche gli altri, chi mi ascolta almeno. Eternità. Sono Luigi Chiaravallotti, vengo da Crotone, sono un imprenditore agricolo e vorrei fare cantautore. La musica per me e il canto è la mia passione, energia e vita. Ciao a tutti. Allora amici, parliamo di qualcosa, voglio dire... Non è banale parlare, non è mai banale parlare di questo luogo straordinario che ci ospita e del valore, dell'importanza delle terme di Monte Catini. Intanto la grande ospitalità, ma soprattutto il valore delle cure termali di Monte Catini. Detto da me poi, ecco, che ci venga apposta a presentare, soprattutto perché posso permettermi. Vabbè, insomma, le acque delle terme svolgono la maggior parte della loro attività, sapete, per la cura e la prevenzione a livello di fegato, apparato digerente e un'ampia e diversificata offerta di trattamenti termali possono soddisfare ogni esigenza di relax, come si dice oggi, remise en forme, insomma, rimessa ai messa a posto, ecco, vero, una revisionata generale al corpicino per la nostra bellezza e il nostro benessere. Vogliamo ringraziare per tutto questo, ecco, le terme di Monte Catini, lo facciamo chiamando l'amministratore delle terme, Alessandro Michelotti. Eccolo qua il dottor Michelotti. Buonasera. E grazie ancora per questa ospitalità innanzitutto e per questa realtà che è sempre più grande, perché veramente le terme di Monte Catini sono un must per la Toscana nel mondo. Sì, quello sì, e io sono io che invece ringrazio voi, perché è da poco che sono qui. Io mi ricordo sempre quando la signora Arcangeli è venuta dopo 20 giorni che mi ero insediato e mi propose questo festival. E sinceramente non pensavo che fosse una cosa di questo livello qui. Quindi complimenti a lei, complimenti a voi che state organizzando un qualcosa. Grazie. Degno proprio delle terme di Monte Catini. Potrebbe essere questo un piccolo Sanremo, diciamo, quindi potrebbe essere anche questa l'occasione per poi fare un gemellaggio con la città. Sanremo importante per i fiori, noi abbiamo Pescia qui vicino importante per i fiori, e chissà che non possa nascere un qualcosa per un futuro ancora migliore. Applauso alle terme di Monte Catini, perché fanno miracoli. E per questo chiamo qui sul palco Mariangela Arcangeli. Eccola, vieni Mariangela, eccolo qua, per a sua volta un saluto a lei e ovviamente alle terme. No, questo è per lei.
per la fattiva collaborazione, che tanti anni che collaboriamo con le terme, per la, questa meravigliosa location. Io, come ho detto prima, sono io che ringrazio voi a nome delle terme, perché questa manifestazione è degna dei locali che... Sì, è nata alle terme, quindi a me piacciono le belle location per questo festival, perché cioè degna e valorizza tutti i nostri artisti. Bene. Quindi grazie di ospitarci tutti gli anni. Sì, il prossimo anno lo rifacciamo qua. Allora il prossimo anno, bene. Grazie, grazie per questo appuntamento che si rinnova. Grazie, signor amministratore. Buonasera, mi chiamo Elena Cervinciuk, vengo da Acerra, in realtà vengo da Ucraina, sono casalinga. Per me il canto è quella cosa naturale e spontanea che molto spesso avviene a mia insaputa. Infatti mi dicono stai cantando e io me ne accorgo nemmeno. E se a qualcheduno pure piace, mi fa tanto piacere. Sento che anche tu lo vedrai. Io mi chiamo Vangone Luigi, vengo dalla Spezia e faccio il barista. Canto semplicemente perché mi piace e perché lo senti nell'anima. E vorrei diventare anche pochino qualche cosa che la gente si possa divertire. Questo è il primo segno che da la tua fede nel Signor, but you only want for everybody else that you should want. Acchetti brown, acchetti blu, acchetti violet. Salve, mi chiamo Maurizio Di Maria, vengo da Catania e faccio l'informatore scientifico del farmaco, quindi mi diletto a cantare in macchina tra un medico e l'altro. La mia passione è il canto e la musica, anche perché da giovane suonavo già in un gruppo, la chitarra, quindi in tarda e venera età sto riuscendo a fare qualcosa ancora col canto. Vi ringrazio e ciao a tutti. Grazie a tutti, buonasera. Francesco Razzavuti, vengo da Livorno e faccio il consulente informatico per la gestione delle aziende. Il canto cos'è? Ho sempre cantato, in privato, e da una decina d'anni ho cominciato a cantare in pubblico, e ho deciso di iscrivermi a questo concorso. Sono Costanza Lami e arrivo da Roma. Faccio nell'area amministrativa della Fondazione Teleton la dipendente e sono qui per cantare, per mettermi alla prova, per realizzare un sogno di tanti anni, visto che ho sempre cantato da sola per me stessa. Adesso
provo a mostrarmi anche al pubblico. Non ci sarà chi rida di me, perché io avrò qualcuno, perché aspettando te, uno ha tanta storia, tante facce nella memoria, tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu, o sei presente, o sei solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Buonasera, sono Sabina Celsosimo da Roma e sono una corista dell'Orchestra Popolare dell'Auditorium di Roma, Parco della Musica. La musica per me, cantare, è una grande passione sin da quando ho 8-10 anni, e infatti la studio da quando avevo 20 anni, e per me è vita, cioè l'espressione massima del mio essere. Sono me stessa a 360 gradi. Anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più, come un vecchio ritornello che nessuno canta più, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente e vorresti urlare, soffocare. Mi chiamo Stefano Mori, vengo da San Giovanni Valdarno, sono un artigiano. Cantare è poter dare voce al proprio cuore, alle proprie emozioni. Prendere a sé state tutti i sogni ancora in loro, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e potrei cercarmi un'altra donna, ma mi ingannerei. Buonasera, sono Massimiliano Provvisionato, vengo da Firenze, Borgo San Lorenzo. Nella vita faccio il dimostratore, nelle fiere, nelle feste, e il canto penso che sia quello che in realtà sono io, cioè penso che nella vita ognuno di noi scopre di essere quello che è. Io l'ho scoperto adesso e vorrei veramente provare a vincere questa serata. Don't leave me down if there's nowhere for you to take me. If loving you will have to be a sometime thing, I can't put bars on my inside. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall
the times I've cried, but I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hands and pull me down, I won't put up a fight, because I'm easy. Don't do me a favor, let me watch you from a distance, 'cause when you're near, we'll find it hard to keep my head. And when your eyes throw luck at mine, it's enough to change my mind. Make believe my cushion words, the times I've cried. That's why I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hands and pull me down, I won't put up a fight, because I'm easy, yeah, I'm easy. Give the world, I'll play the game, I still that's how it ought to be, because I'm easy. Ci siamo divertiti tantissimo, nonostante sia stata lunga, anche stasera una bellissima gara, ci siamo divertiti tanto e abbiamo apprezzato veramente la passione con la quale alcuni ci mettono, vengono da lontano, e quindi partecipare a questa bella cosa che poi stasera è proprio, se non sbaglio, è proprio 50 anni e dintorni, sì, e quindi è proprio straordinario vedere la passione che ognuno ci mette, sia le signore, le donne, che appunto anche gli uomini, quindi bello, complimenti a tutti. A tutti i ragazzi che si sono esibiti. Bravo, davvero, ragazzi. Essendo anche laureata in lingue, io dico sempre, come ho detto anche altre sere, che bisogna scegliere di cantare canzoni in inglese, quindi in una lingua straniera, se si comprende il testo. Perché per cantare poi col cuore, al di là di cantare con le certo. corde vocali e con la voce, bisogna comprendere il testo. Quindi un unico appuntino a chi ha scelto di cantare canzoni in inglese e che almeno dalla pronuncia sembrava non sapesse bene poi cosa stesse dicendo. Quindi a volte bei timbri, ma magari con una scelta azzardata di brani. Questo per quanto riguarda me. Certo. Io posso solo dire che auguro il meglio a queste persone che comunque ad una certa età si dilettano ancora. Quindi la musica è, diciamo, madre di un po' tutte le età. Vero. Abbraccia tutte le età. Quindi io faccio i complimenti, al di là di chi vincerà o meno, della partecipazione, a tutti quelli che si sono messi comunque in discussione. Complimenti, come se fossero anche i miei genitori, quindi io faccio un applauso a questa Grazie. Cosa. Ho sentito anch'io delle belle versioni, in crescendo, come ha detto anche, come hanno detto i nostri Luciano. Colleghi qua. Ho sentito anche delle canzoni che non mi sarei mai aspettato di sentire magari in un festival. Certo. Non so come possa balenare nella testa delle persone certe canzoni, e molti complimenti ad alcune che veramente mi hanno impressionato, sono state veramente positive. Vincerà sicuramente il migliore, ma io sono convinta che, come a Sanremo, quando vince il migliore gli altri vendono i dischi, chi sale su questo palco sarà sicuramente ricordato e potrà avere un'opportunità diversa da chi vince. Bello vedere anche in apertura, sottolineo sempre, un po' di inediti, che è una cosa positiva, quindi si ha sempre voglia di cantare e anche di scrivere, di comunicare, quindi molto positivo che ci sia questa categoria, anche questa sezione anche all'interno di questa categoria. Quindi. Allora, è stata una bella compagnia la nostra lì in giuria, perché sì. ognuno di noi ha ragionato e votato con la propria testa, però eravamo concordi su tante cose, consultandoci un attimo così fra noi e noi, e in effetti dalla seconda metà dei partecipanti in poi ci sono stati anche delle sorprese, delle scelte coraggiosissime, coraggiosissime, e non parlo solamente dei Queen, ma anche di Gabriella Ferri, Mimì, eccetera. Certo. Insomma, dei confronti importanti, di grande responsabilità. E devo dire il livello era piuttosto buono, chi più chi meno, insomma, abbiamo cominciato a salire anche di voti noi da un certo punto, capisci? E stasera però devo dire condivido molto bene queste 50 anni dintorni, non capisco perché. Io mi trovavo bene che l'anno scorso, la serata dei giovani, devo dire, vero. Dove c'erano delle voci straordinarie, vero, anche l'anno scorso. Vero. Allora, ribadiamo una cosa, che a parte scherzi, comunque
partecipano delle voci importanti a questa manifestazione. Io è solo il secondo anno, ho fatto una serata l'anno scorso, una serata quest'anno. Ma l'anno scorso nei giovani c'erano delle voci straordinarie. E anche quest'anno? E anche quest'anno fra i meno giovani. Che brutto, meno giovani, vabbè, anche per noi stessi. Vabbè, cioè diversamente giovani. Diversamente giovani, diversamente tutto. E ci sono state delle vocalità interessanti. Meraviglioso, amore mio, adesso non farmi più aspettare. Chi sono io senza di te? Lasciati amare, non fermare. Gemini, ormai un personaggio, un artista, un cantautore presente in molte edizioni del Festival 50 anni dintorni, con un po' di novità. Sì, chiaramente siamo usciti con un nuovo brano, l'edizione di Sandro Giacobbe, Airoli Music, distribuito e promozionato praticamente dalla Edit Music di Luigi Mosello. Devo ringraziare la nostra carissima Mariangela perché ogni volta mi fa promuovere le nuove novità, no? Ciao Mariangela, grazie, in bocca al lupo per tutto. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là, ricordi il gioco dentro la nebbia. Tu ti nascondi se ti trovo, ti amo. Stai barando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così. Trovarsi, amarsi, giocare il tempo, fra l'erba morta, con il freddo che fa qui. Ti sento bellissima, stampa sommersa, seduti sdraiati, baciati. Ti sento Atlantide, isola persa, amanti soltanto accennati. Sono con Serena Rigacci, reduce da un secondo posto a X Factor, pensate, Ungheria, ma anche questa bellissima ragazza è partita dal Festival Voci d'Oro a Montecatini Terme quando aveva... Quanti anni avevi quando hai vinto? 9 anni. Cos'è, che ricordi hai di questo festival a Montecatini? Sicuramente bellissimi ricordi, un ambiente accoglientissimo e tanta felicità, mi ha portato anche tanta fortuna, infatti da 9 anni adesso, come hai detto poco fa, ho avuto tante belle cose, mi ha portato molta fortuna, è stato un ambiente bellissimo e tuttora è un ambiente bellissimo perché oggi sono ospite e ho già visto le persone, sono le migliori. Grazie Serena. Un'altra volta
dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. E chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Laisa Lipari, bella come il sole, vincitrice della prima edizione del Festival a 50 anni e dintorni, perché a quei tempi non si chiamava ancora Voci d'Oro. Essere qui dopo diversi anni e cantare prima da concorrente, adesso ospite, che emozione è? Cioè, quindi l'emozione è sempre la solita, perché salire su un palco, essere sempre ad un festival che Mariangela giustamente fa, mi fa sempre sentire importante, quindi sono contentissima di farlo. Adesso, prima ero come partecipante, quindi ero sempre lì al festival e partecipavo. Dopo, piano piano, dopo tante cose che sono successe successivamente, Mariangela mi ha proposto di andare in giuria e così sono stata contentissima di fare anche questo. È un'emozione comunque, perché mi ricorda tantissimo il mio lavoro quando lo facevo a Roma, quindi essere venuta in Toscana e aver trovato il primo festival che ho avuto l'opportunità di conoscere Mariangela mi ha fatto sentire veramente bene, perché non stavo bene aver lasciato la professione a Roma. Dimmi altro. Quello che volevo sapere è che tu, avendo vinto il primo festival e in qualche modo essendo stata sempre vicina a questa manifestazione, l'hai visto, no? Crescere come un bambino, come l'hai trovato cambiato negli anni? Guarda, ho trovato che Mariangela cresce sempre tutti gli anni. Questi ragazzi sono veramente preparatissimi, forse anche più di me di quando allora noi facevamo lezione, ma non c'erano queste tecniche nuove. Sono preparatissimi, sono bravissimi. Quindi trovo che ogni anno ci sono delle particolarità. Questi ragazzi che si sanno comportare scenicamente, i ragazzi che sono bravi anche a cantare, a esprimersi. E questo mi dà modo di vedere che Mariangela è una persona importante e sa quel che vuole, sa scegliere ed essere veramente una professionista. Io non mangio dal buffet, non mangio niente tranne te. Se lo vedi come un mondo asettico, di noi non riesci a farne a me. Signori e signori, madame e messieurs, Michael Rose, il più bello d'Italia 2011. Ciao, buonasera a tutti. Che ci fa un Festival Canoro? Lui non è solo il più bello d'Italia, ma... Allora, io ho questa grande passione che è appunto quella della musica, scrivo i miei pezzi, sono un cantautore e ho appena realizzato questo album di tre tracce, un EP di tre tracce, si intitola Pianeta Alieno, appunto stasera vi farò sentire questo pezzo. Quando tu hai partecipato a questo concorso di bellezza a tutti gli effetti, già cantavi o è nata dopo questa passione? No, in realtà già cantavo, ho fatto anche altri brani in passato, però diciamo questo è il progetto più serio fino adesso. Domanda un po' cattivella: quanto una faccetta carina può aiutare nel mondo della musica? Beh, diciamo che sicuramente è un valore aggiunto, però bisogna anche dimostrare di avere un piccolo talento. La bellezza aiuta, poi bisogna anche vedere il resto. Se sei qui e Mariangela ti ha invitato, un motivo ci sarà. Scrivo canzoni ma non so parlare, scrivo perché tu possa ascoltare. Tu non mi dire ho bisogno di te, se guardo bene in fondo che c'è. Due che si amano, due come noi, rimane solo il senno di poi. Navigheremo oltre le distanze che non puoi misurare e non puoi toccare. Ti muonerò una nave tra ma non potrà affondare, no, non può affondare. What good is sitting alone in your room? Come here, the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Come test the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. No use permitting some prophets of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. Angela, questa è una puntata importante per il festival perché con i senior tutto è cominciato. Eh sì, davvero, è cominciato proprio. L'idea è stata proprio di voler fare un festival, un concorso canoro da mettere in risalto proprio i senior, cantanti già grandi che magari avevano questo sogno nel cassetto irrealizzato, e io gli ho voluto dare questa opportunità, questa possibilità di far conoscere i loro talenti. Infatti devo dire che è stato veramente un successo, perché molti cantanti hanno veramente, ecco, realizzato il loro sogno. Sabina Cersosimo!